Questa settimana su Vaticano. Accompagniamo la diocesi di Roma nel suo pellegrinaggio annuale al santuario della Madonna di Lourdes, in Francia. In mezzo alle prove della pandemia, una storia di fede, di speranza, in un tempo inquieto e di amore al prossimo fino al sacrificio di se stessi. Per queste ragioni e per i miracoli e per le guarigioni vissute in prima persona, molti fanno esperienza di questo luogo santo così speciale, situato nel cuore dei Pirenei. Restate con noi per questa puntata di Vaticano. Dopo le tante conquiste, distruzioni e saccheggi nella sua storia millenaria, Roma si risolleverà anche dalla pandemia di Covid-19. Tutta l'Italia, Roma compresa, si è incamminata sul ritorno alla normalità. E anche la Chiesa è coinvolta e alla guida del cammino la Diocesi di Roma inizia a riprendere le sue regolari attività, compresi i pellegrinaggi. Dopo 6 mesi, il pellegrinaggio annuale al santuario della Madonna di Lourdes è stata la prima uscita della diocesi a livello internazionale. E dopo i giorni del lockdown è stato uno dei primi più grandi pellegrinaggi da fuori i confini francesi. Per il vicario generale di Roma, il cardinale Angelo De Donatis, il pellegrinaggio ha rappresentato un passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Il senso credo sia proprio quello di vivere un segno di speranza in maniera molto concreta e quindi mettersi in cammino in una situazione di precarietà, di limite, riscoprire ancora la bellezza del pellegrinaggio e vivere un affidamento all'Immacolata, a Maria, portando a lei tutta la situazione che stiamo vivendo. Il pellegrinaggio richiama normalmente fra le 500 e le 1000 persone, ma quest'anno gli organizzatori si accontentano dei 185 iscritti, fra i quali vescovi ausiliari e cardinali, 40 sacerdoti e dozzine di religiosi e laici. Ci sono già stata un po' di volte quando ero bambina e volevo portarci mio marito. Ha visto alcuni documentari e così è qui per la prima volta. Mi interessa conoscere il processo di guarigione, credo in Gesù Cristo e nella sua potenza guaritrice e voglio proprio venire a farne esperienza. C'è ancora questo caso del coronavirus, ma penso che siamo abbastanza assicurati, nel senso di ciascuno prendere la cura di quello che si deve fare. Penso che questo non è una cosa che si fa paura con questo. Vado da Madonna a portare in tutte le sofferenze di questo periodo che abbiamo con questa pandemia che ha colpito per chi per malattia, chi per perdita di lavoro, insomma, ecco, sperando in un miracolo a livello umanitario. Lourdes è stata la luce all'orizzonte dopo la tempesta.
Da molto tempo il santuario di Nostra Signora di Lourdes è un luogo di guarigioni. Qui in particolare malati e fermi trovano speranza e ristoro. Il santuario fu edificato nel punto esatto dove nel 1858 la 14enne Bernadette Soubirous vide Maria Santissima per ben 18 volte. Apparendo in questa grotta, la Madonna si presentò a Bernadette come l'Immacolata Concezione e le chiese di costruire qui una cappella. La signora esortò Bernadette: va, bevi alla fonte e lavati lì. In seguito, Bernadette avrebbe portato una candela in vista del suo colloquio e della sua preghiera con la Madonna. In tempi di normalità, da ogni parte del mondo giungono per bagnarsi alla fonte di quest'acqua fresca proveniente dalla montagna e mettersi in ginocchio a pregare con Maria al lume di candela. A causa del Covid-19, però, il 17 marzo il santuario ha chiuso ai pellegrini per la prima volta nella sua storia. Con i pellegrini chiusi fuori, i sacerdoti residenti del santuario sono rimasti chiusi dentro. Durante il lockdown c'eravamo solo noi cappellani, e se all'inizio ci è sembrato veramente strano e brutto, poi piano piano abbiamo capito che c'era una grazia anche in questo periodo del lockdown. Per tutti i 2 mesi di confinamento quello che abbiamo fatto è assicurare la preghiera dalle 7 del mattino sino alle 8:30 di sera. Ed è stata veramente un'esperienza forte per noi cappellani, che abitiamo qui, siamo una trentina che eravamo qui confinati. Naturalmente il santuario ha garantito l'accesso alle liturgie anche online attraverso trasmissioni in diretta per tutti coloro che non hanno potuto avere la presenza fisica. E la cosa bella era che dicevamo la gente non c'è, no? Quindi c'è un'assenza di presenza, ma una presenza ricca di persone che sapevamo che ci seguivano. E io dicevo sempre, dico il Signore sia con voi, e non c'era nessuno nei banchi, ma sentivo, ma questo veramente, sentivo che c'era il mondo intero lì, cioè questo luogo è diventato il luogo mondiale della preghiera. È stata bella la riapertura perché abbiamo rivisto i pellegrini, i visitatori che sono ritornati, però diciamo un pochettino è stato un ritrovare quelle persone che spiritualmente, no, le abbiamo avute anche durante il lockdown. Il santuario ha riaperto ai pellegrini il 5 giugno. Con nuovi casi di Covid-19, nuova in salita in tutta la Francia nel mese di agosto e settembre, sono stati soprattutto i residenti francesi a visitare il santuario, ma non solo. We have come here from Barcelona. Siamo venuti qui da Barcellona per ringraziare la nostra madre Maria, perché Luis, il nostro primo figlio, era molto malato quando è nato, aveva la cardiopatia, e si è risolta perché abbiamo pregato Giovanni Paolo II e Maria Santissima. E quest'anno, il 3 ottobre, ha fatto la sua prima comunione.
Ogni anno la mia famiglia viene a Lourdes per passare le vacanze, per fermarsi a Lourdes e gioire dei miracoli della Madre Maria, per godersi la piacevole pace della mente. Questa è la ragione che spinge tutti i cristiani a venire qui, pregare e per il posto e per tutto ciò che ne consegue. Voilà. L'ufficio pellegrini della diocesi di Roma spera naturalmente che le visite possano riprendere con una nuova normalità. E questo pellegrinaggio dimostra che è possibile venire a Lourdes, così come è possibile andare a Fatima o in Terra Santa, e seppur con le misure di sicurezza da attuare, però si può fare il pellegrinaggio. Questo è il messaggio che vogliamo far passare come opera romana. A ogni entrata al santuario di Lourdes c'è un modo per sanificarsi le mani. Si entra obbligatoriamente con la mascherina e vanno seguite le chiare indicazioni per il distanziamento presso la grotta. La fiaccolata serale o flambeau si svolge solo davanti alla grotta anziché in processione. E il gesto dell'acqua, le geste de l'eau, ha sostituito la tradizionale immersione nelle piscine. Si vedono pochi dei visitatori più abituali, disabili o visitatori o malati sulle sedie a rotelle, assistiti dai volontari. Ma con l'approvazione delle attuali norme governative, il santuario è di nuovo aperto e accessibile e attende con trepidazione il ritorno di gruppi di pellegrini. Per me, rettore del santuario Nostra Signora di Lourdes, è una grande gioia di accogliere in questo momento i pellegrini della diocesi di Roma con il cardinale vicario. È un piacere perché Lourdes senza gli italiani non si può immaginare, e dunque sono molto lieto che gli italiani possano venire qui a Roma. E anche il legame tra Roma e Lourdes è molto importante. Sappiamo che il Santo Padre, Vescovo di Roma, ha una benevolenza, uno sguardo molto amorevole con il santuario di Lourdes, e per me che i pellegrini della sua diocesi possano venire qui è molto importante. Torneremo fra poco con altre notizie su Vaticano. Il pellegrinaggio della diocesi di Roma dal 24 al 27 agosto si è svolto nonostante l'aumento vertiginoso di casi di Covid-19 in Francia nello stesso mese. Ti preghiamo per tutti i membri delle nostre comunità. Il pellegrinaggio diocesano è stato guidato dal vicario del Vescovo di Roma, del Papa per la diocesi di Roma, il cardinale Angelo De Donatis. Fa che ci alimentiamo, fa che alimentiamo la nostra caparelli, e la gioia di contiamo sulla terra. Benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
In una pausa della preparazione del ritiro, il cardinale ci ha parlato della sua decisione di realizzare il viaggio, della chiamata che ha ricevuto dal Papa prima di partire e di ciò che ha imparato dalla sua battaglia personale contro il coronavirus. Eminenza, in mezzo a questa pandemia, questo pellegrinaggio è andato avanti. Come è stato prendere questa decisione? È stato difficile? All'inizio sembrava una cosa difficile proprio perché non si conosceva il futuro. Poi c'è stata l'audacia che ha permesso di fidarsi del Signore e quindi di partire, insomma, ecco. Proprio per dare questo segno di speranza e anche di coraggio, insomma, ecco, perché il cammino va avanti, quindi bisogna continuare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E lei ha una lunga storia anche con questo santuario. Ci può raccontare un po' quello che è stata la sua esperienza qui? Io devo molto a questo luogo perché da giovane seminarista degli amici mi hanno portato qui e qui devo dire la vocazione ha avuto la sua un processo di maturazione molto, molto bello, soprattutto nel servizio agli ammalati, perché mi sono ritrovato giovanissimo a fare delle cose che mai avrei immaginato di fare, insomma. E lì il Signore mi ha parlato e mi ha confermato nella scelta della sequela. E lei prima di partire ha ricevuto una chiamata dal Papa che le ha chiesto anche di pregare, di affidare qualche intenzione alla Madonna. Ci potrebbe condividere qualche altro dettaglio su quello che le ha chiesto il Papa? Il Papa ha chiesto questo. Ogni anno quando veniamo ci sentiamo sempre prima di iniziare il pellegrinaggio e la richiesta è sempre quella di pregare molto per lui, per il suo servizio alla Chiesa, per la sua missione. Lei ci ha chiesto nel volo di andata, ci ha chiesto a tutti di individuare qualcosa da chiedere alla Madonna, al Signore. Posso chiedere che cosa ha chiesto lei per questo viaggio personalmente? Io ho chiesto una grazia che sto chiedendo anche in questo periodo, di prendere con me Maria. Cioè quella consegna che Gesù fa di viverla fino in fondo, no? Come Giovanni, prendere Maria in casa e vivere questa sua presenza e questa sua protezione in maniera forte. Lei stesso ha vissuto diciamo il Covid-19, l'ha preso, è stato in ospedale per 11 giorni, se non sbaglio. Che cosa le è rimasto impresso nel ricordo di quel tempo? Soprattutto una cosa, la capacità che lo Spirito Santo mi ha donato di vivere l'abbandono. Cioè non ho fatto nessun pensiero, nessuna, detto c'è soltanto da abbandonarsi e continuare un po' a vivere questa esperienza, così come vuole Dio. Un'ultima domanda. Nelle sue preghiere lei pensa agli operatori sanitari che l'hanno curato e li porta anche qui in un senso in pellegrinaggio a Lourdes? Sì, la preghiera e il ricordo per loro c'è tutti i giorni nella messa e sto pregando che veramente il Signore faccia loro dei doni anche di sovrabbondanza, di grazia perché possano continuare il loro servizio. Eccoci di nuovo a Lourdes, in un anno tutto particolare, con un'emozione diversa, con un'intenzione unica, con la consapevolezza di un privilegio nel rappresentare tantissimi altri pellegrini di Roma, d'Italia, del mondo, che quest'anno non sono potuti partire per diversi motivi che conosciamo molto bene. Siamo qui per affidare a Maria il nostro cammino, le nostre vite, il nostro cammino diocesano. Questo periodo non è stato una parentesi, ma piuttosto un tempo in cui siamo stati arati per fare di noi il terreno buono che accoglie il seme dei doni di Dio proprio nel buio, nel silenzio
nella prova. Padre, veramente santo. Quest'anno, a motivo della pandemia, un buon 95% dei pellegrinaggi organizzati verso Lourdes sono stati annullati. Ma la diocesi di Roma stessa ha fatto un passo avanti e preso atto delle prove e tribolazioni degli ultimi 6 mesi che hanno costretto l'Italia a fermarsi e che ora offre nella preghiera. Quest'anno è stato per l'umanità un inizio di crisi. Crisi economica, crisi sociale, crisi psicologica, crisi relazionale. Ma anche per noi cristiani è stato ed è un tempo in cui abbiamo dovuto rinunciare a tante sicurezze per essere invitati a ricominciare, facendoci piccoli. È stato commovente sapere che tante famiglie, soprattutto nella Settimana Santa, siano diventate veramente piccole chiese domestiche dove i genitori hanno aiutato i figli a pregare e a vivere l'attesa della Pasqua e dove i figli hanno accompagnato i genitori sulla via della semplicità. Sì, cari fratelli e sorelle, siamo a Lourdes per rinunciare all'uomo vecchio che in noi crede di sapere tutto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito. Nell'assistenza alla fase di ripartenza, il Cardinale De Donatis ha fatto della disponibilità verso i pellegrini, dell'ascolto delle confessioni e dell'offerta di una direzione spirituale a tempo pieno i suoi doveri fondamentali. Altri 40 sacerdoti hanno guidato il pellegrinaggio. In pratica un rapporto 1-3 tra sacerdoti e fedeli laici. Il programma del pellegrinaggio della Diocesi di Roma ha avuto la grotta come punto di riferimento fisso. Sospesa l'ordinaria processione sulla spianata a motivo delle restrizioni legate al Covid, vi è stato un suggestivo momento di preghiera serale con le candele accese presso la grotta. Si è svolta anche la preghiera del rosario presso la grotta per chiedere a Maria la sua intercessione, pregando per l'abbattimento delle barriere innalzate dalla pandemia e guardando verso il futuro con speranza. Nostra Signora di Lourdes, Santa Bernadette. Torneremo con le prossime notizie su Vaticano dopo una breve pausa. Sono Luigi, vivo a Roma, sono nato a Roma e sono un infermiere e lavoro in un istituto romano. In questi ultimi 6 mesi, Luigi, un infermiere di 39 anni, ha lavorato con pazienti affetti da Covid-19 in un ospedale romano. Ma in questa settimana è stato al santuario della Madonna di Lourdes, in Francia, dove trova la pace. Io ho promesso alla Madonna tutti i giorni che appena la situazione si sarebbe calmata, appena avrebbero riaperto le frontiere, io sarei tornato qui. E così è stato. Io ho messo la mia vita nelle mani della Madonna. E lei la guida. Se sono qui oggi è perché lei vuole che io oggi fossi qui. Qui, sui Pirenei francesi, riesce a respirare con una mascherina, ma al lavoro una tuta protettiva lo copre dalla testa ai piedi. Durante i giorni peggiori della pandemia, ha aiutato i pazienti in punto di morte a comunicare con i loro cari sul web e a volte è stata la loro ultima possibilità per salutarli. È stata un po' dura, nel senso che ci siamo fatti molte domande, ci siamo chiesti come nel 2020 fosse possibile una cosa del genere, visto che comunque io non ho mai vissuto e non ho mai affrontato situazioni del genere. Io spero di aver lasciato, cioè di essere stato un po' un buon samaritano,
per i pazienti che ho incontrato e per quelli che abbiamo accompagnato, perché ci sono stati anche pazienti che abbiamo accompagnato nell'ultimo. Luigi racconta che all'inizio della pandemia sono arrivati il doppio dei pazienti rispetto al solito e le tute a copertura completa del corpo rendevano il lavoro più lento. In mezzo a spossatezza e sfide, ciò che lo faceva andare avanti era vedere Cristo in quelli di cui si prendeva cura. E per Luigi, che è stato qui l'11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, tornare sul posto ha significato l'adempimento di una promessa, la risposta a una preghiera e un'occasione per esprimere gratitudine. Io sono venuto qui a ringraziare perché credo che ogni volta che io poi torno a casa, cioè nel senso la Madonna viene con me, e quindi io poi torno qui a ringraziare e non a chiedere, anche se vabbè qualche richiesta poi c'è, però in particolare no, speciali no.